Good afternoon. Please take a seat. Buonasera a tutti e a tutti e benvenuti alla cerimonia di premiazione per il premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo. Sono passati cinque anni dal barbaro assassinio della giornalista, attivista, donna che ha dato il suo nome a questo premio e alla sala stampa dove ci troviamo oggi. E fin dal quel tragico pomeriggio dell'ottobre 2017 che è la data dell'attentato feroce che ha colpito Daphne, la battaglia per la giustizia continua. Abbiamo assistito a importanti sviluppi negli ultimi giorni, in primis con l'inizio del primo processo penale, ma c'è ancora tantissima strada da fare. E la voce di Daphne, le sue parole, la sua vita che questo Parlamento ha voluto onorare, anche con il premio che conferiamo oggi, sono davvero una costante chiamata all'impegno. Daphne Caruana Galizia ha lottato in solitudine. E questa solitudine interroga l'Europa intera, interroga le sue istituzioni, interroga le sue insufficienze. Ha lottato in solitudine contro la corruzione, contro il malaffare, ha subito in vita ed in morte una orribile gogna mediatica. Ha subito insinuazioni vili che però non hanno fermato il portato del suo lavoro la forza delle sue investigazioni e il suo sacrificio per la giustizia e per la verità rappresenta un patrimonio inestimabile per tutte le europee, per tutti gli europei. Un patrimonio che è anche un monito per una lotta senza quartiere alle mafie e ai sistemi criminali. Allora noi dobbiamo davvero ogni giorno nei nostri... Posti di responsabilità, essere degni: degni del sacrificio di Daphne, della sua storia e del suo coraggio. Di la verità, anche se la tua voce trema. È una delle frasi che forse meglio racconta chi era Daphne. E racconta la necessità di avere coraggio nonostante la paura, la necessità di avere forza. Nonostante le debolezze e in questa nuova Europa che nasce ogni giorno, il nome di Daphne Caruana Galizia è davvero tra quelli delle matri fondatrici di questa nuova Europa. E questa cerimonia simboleggia l'impegno, il nostro impegno, l'impegno di questo Parlamento nell'assicurare che i giornalisti non debbano scegliere tra la propria professione e la propria incolumità. Professionisti che proprio come Daphne Caruana Galizia hanno subito minacce, attacchi o sono stati addirittura uccisi nell'esercizio delle proprie funzioni. Siamo alla seconda edizione del premio. È un premio che ha acquisito nel corso di questi anni autorevolezza e cresciuto. Una giuria indipendente su scala europea, con attenzione, valutato tutti gli articoli eccellenti che sono arrivati, ha selezionato 11 finalisti. Alcuni membri della giuria, autori e coautori della rosa dei finalisti, sono qui con noi oggi. Io ci tengo davvero ad accoglierli, dandogli davvero un, cal un caloroso benvenuto. Grazie per essere qui con noi. Come saprete i vincitori della prima edizione, il Pegasus Project, eh, doveva, avrebbero dovuto essere qui con noi oggi per annunciare e dare il trofeo ai vincitori di questa edizione, ma non potranno essere presenti poiché uno dei loro colleghi è stato assassinato due giorni fa in Colombia. Si chiamava Rafael Emiro Moreno. E questa è un'altra for un forte, fortissima testimonianza della realtà tragica per il mondo dell'informazione e del giornalismo internazionale. E anche questa tragica notizia, forse ancora di più questa tragica notizia, rende questa cerimonia di premiazione ancora più necessaria, ancora più urgente e ancora più importante. Dunque, più che. Un'assegnazione del premio, la giornata di oggi è un tributo. È un tributo a Daphne Caruana Galizia e a coloro che si sono impegnati a continuare il suo lavoro prezioso. E in definitiva questo è un segnale concreto da parte del Parlamento a tutte voi, a tutti voi, a tutti i giornalisti, volto a supportare la loro battaglia per un'informazione libera e pluralista, una battaglia che naturalmente è anche nostra e anche di questo Parlamento. E ora io non voglio indugiare di più, voglio dare un caloroso benvenuto alla Presidente del Parlamento europeo Roberta Mezzola per l'apertura della cerimonia di premiazione. Grazie. Grazie Pina, uh, dear Matthew, dear Corinne. Caro Mattio, caro Corinne, vincitore finalisti del premio Daphne Carine, giornalisti, eh, leader dei gruppi politici. Cinque anni fa fu assassinata Daphne Caruana Galizia perché aveva parlato della corruzione e della criminalità organizzata. Pensava no, di metterla a tacere, ma le sue rivelazioni si sono diffuse in tutto il paese e hanno mandato un'ondata d'urto che ha scosso l'Europa. Sono fiero che il Parlamento sia stato fra i primi a difendere la causa della della giustizia, difendendo lo stato di diritto e la libertà per Uh, un mezzo decennio siamo stati dalla parte della famiglia di Daphne e stiamo ancora, siamo ancora con voi, abbiamo legiferato, abbiamo chiesto risposte, abbiamo indagato. Daphne Caruana Galizia era una giornalista straordinaria, ha combattuto in maniera straordinaria per la democrazia in tutta la sua vita, per il lavoro investigativo che ha fatto. Uh, difendeva un principio di fare il proprio lavoro, non uh, nel proprio interesse, non quello che le conveniva, non quello che voleva sentire la gente, ma quello che era giusto, necessario, il principio uh, che uh, ricaratterizza il lavoro di persone come Daphne in servizio alla giustizia perché quanto è sbagliato uh, sia corretto. Eliminato, quindi, questo è quello che rappresentava Daphne. Siamo qui per conferire un premio che la onora per premiare il lavoro giornalistico secondo i principi che lei difendeva. Ringrazio il vicepresidente Pina Picerno per il lavoro e la sua iniziativa. e Ringraziamento anche al vicepresidente Otmar Karas e David Casa per quello che hanno fatto per assicurare creazione di questo premio. Non a caso questa sala dove siamo riuniti eh, porta il nome di Daphne Caruana Galizia al Parlamento europeo a Bruxelles. Non a caso una sala è dedicata a Anna Politkovskaya, giornalista attivista russa, pure assassinata per il lavoro che faceva. Due persone unite in un unico messaggio. I giornalisti non devono mai essere un obiettivo, la loro lotta per la libertà essere, deve essere incondizionata, la loro voce è mai messa a tacere. Il premio per il giornalismo di Daphne Caruana simbolizza un messaggio forte del Parlamento europeo, perché noi siamo sempre dalla parte di chi cerca la verità, dalla parte della giustizia, del giornalismo indipendente. Ribadiamo questo impegno oggi non soltanto ai giornalisti qui presenti in questa sala, ma a tutti i professionisti dei media che rischiano la loro vita nel proprio lavoro. Minacce. La libertà del giornalismo nell'esecuzione del proprio lavoro non può essere disgiunta dalla tutela della democrazia. Parliamo di due parti della stessa medaglia: proteggere i giornalisti, la tutela della povertà e la nostra vita. In questi tempi incerti, pericolosi, eh, sostenere i media liberi significa sostenere la democrazia stessa. Ora sono onorata di dare il benvenuto al segretario generale della Federazione Internazionale Giornalisti, rappresentante della, giuri, della giuria, Anthony Bellanger, che annuncerà il vincitore dell'edizione di quest'anno del premio Daphne Caruana Galizia. I will speak in Buonasera Presidente del Parlamento europeo, Vicepresidente del Parlamento europeo, signore e signori membri della giuria, colleghi di tutta l'Europa, alcuni sono anche amici. Affiliati dei nostri sindacati della Federazione Internazionale, la Spagna, l'Ungheria, la Danimarca, la Lettonia, la Romania. Signore e signori, direttore del Press Club europeo, caro Laurent. In quanto segretario generale della Federazione Internazionale dei Giornalisti, rappresento più di 600.000 giornalisti suddivisi in 150 paesi del mondo, sono molto lieto di intervenire di nuovo quest'anno in nome della giuria di questa seconda edizione del premio del giornalismo investi investigativo Daphne Caruana Galizia. Daphne è stato detto varie volte, assassinata selvaggiamente nel 2017 a, a Malta, Daphne cui è stata tolta la vita mentre assolveva semplicemente la propria missione venerdì scorso nell'ambito di questo reato odioso, due fratelli, George e Alfredo Giorgio, sono stati riconosciuti colpevoli di assassino e di complotto criminale sono stati condannati a 40 anni di prigione. Un terzo uomo era stato condannato a 15 anni di prigione. Nonostante i nostri sforzi per conoscere la verità su questo assassino, i mandanti sono ancora a piede libero e probabilmente non verranno mai indagati dalla giustizia maltese, neanche dal, dallo Stato che fa orecchie da mercante sui progressi dell'indagine. Ma noi non rinunceremo mai e poi mai. E non, non abbonderemmo mai i 2.800 giornalisti uccisi da tempo. Il premio del giornalismo non poteva avere un altro nome se non quello di Daphne per tutto il lavoro che lei ha svolto, per le indagini che ha svolto ma anche per ricordare che nel mondo intero, sin dal gennaio 2022, 54 giornalisti sono stati assassinati, sei al mese, nell'assolvimento del proprio dovere per svolgere la loro missione di giornalisti. Oggi, in tutte le regioni del mondo, informare in modo indipendente in modo libero significa correre un rischio, ricevere minacce, intimidazioni, significa essere molestato, soprattutto quando si è donna giornalista. Il giornalismo è un bene pubblico, il giornalismo ha un'utilità pubblica. Prendersela con i giornalisti significa prendersela con le nostre democ democrazie, con i nostri valori, con i nostri principi, valori e principi che vengono difesi qui come è stato ricordato dalla vicepresidente in questa sala, Daphne, e ricordo che uno dei primi diritti del cittadino è proprio quello di essere informato bene. Sin dalla creazione nel 1926, la Federazione Internazionale dei Giornalisti ha basato la propria azione sulla solidarietà internazionale tra i giornalisti, sull'etica giornalistica e sul giornalismo di qualità. Cento anni dopo, praticamente, questi temi sono sempre i nostri principi, sono le nostre preoccupazioni principali. A parlarne proprio qui stasera a Strasburgo sembra ovvio la solidarietà internazionale. Attualmente vediamo che i lavori sono intensi con i nostri sindacati in Afghanistan, uh, Ucraina, uh, Filippine. Non voglio sviluppare tutte le nostre azioni, ma siamo eh, mh, mh, troppo pochi a parlare del, dello Yemen, dove l'impunità dilaga, o del Messico, il paese più pericoloso del mondo per il giornalismo. Il giornalismo di qualità, dicevo, è la pietra angolare della Federazione internazionale dei giornalisti nel mondo, è un punto in comune che noi abbiamo con i 200 candidati che hanno inviato la propria candidatura al premio Daphne Caruana a Galizia, 200 candidati da 27 paesi dell'Unione Europea. Con i miei colleghi qui presenti della giuria europea è, è stato difficile fare una scelta tra tante proposte e candidature. È stato difficile perché i contenuti erano ottimi e i temi erano essenziali. I colleghi del giornalismo, come dicevo già l'anno scorso a Bruxelles, significa dover fare delle scelte noi eh, abbiamo votato per uh, un lavoro splendido per il contenuto l'anno scorso ho potuto assegnare questo primo premio Daphne ai colleghi Sandrine Rigaud e Laurent Richard e come hanno detto la Presidente e la Vice Presidente Sandrine e eh, Laurent di Forbidden Stories per uh, le indagini su Pegasus si sono scusate perché hanno dovuto prendere un volo urgentemente ieri per andare in Colombia dopo l'assassinio di uno dei nostri colleghi e quindi continueranno il lavoro di indagine di questo collega perché si sono impegnati in tal senso quando è stato creato Pegasus Forbidden Stories. Quindi abbiamo scelto tra i 200 candidati. Il migliore, il reportage migliore tra tutti questi che comunque erano eccellenti. E vi dirò il nome che aspettate del premio Daphne Caruana Galizia 2022. È un duplice nome, due giornalisti. Clément Diroma et Carole Valade. Carole est... Carole e Clément hanno fatto un documentario sull'Africa centrale soft power russo. Clément e Carole sono corrispondenti permanenti all'estero. Si trovano in Africa ormai da anni, soprattutto nell'Africa centrale, però adesso so che tu sei in Ruanda e sono sul terreno vicino a queste realtà realtà dei giornalisti. Il loro documentario è stato distribuito su Arte insieme a un documento pubblicato nel giornale Le Monde e è qualcosa di eccezionale per vari motivi. Innanzitutto per la propaganda del governo russo in Africa, che funziona a pieno titolo soprattutto nell'Africa centrale, ma anche in Africa. E soprattutto nei paesi del Sahel. Il governo russo non risparmia mezzi per esercitare influenze nel continente africano con l'appoggio di vari stati presso le Nazioni Unite. Questo reportage spiega molto bene anche quello che è la neocolonizzazione della Russia dopo la colonizzazione della Francia nell'Africa centrale, depredando le risorse minerarie del Paese, come lo fa la Cina in altri paesi africani. Quando non si tratta delle risorse del sottosuolo sono i dazi che scompaiono in cambio di costruzioni di edifici pubblici, di ministeri, di strade, di ponti. Ben inteso i diritti umani e la libertà di espressione sono le vittime collaterali di questa nuova colonizzazione e purtroppo pochi grandi mass media si interessano a questi paesi quindi grazie carole clemò per il vostro lavoro sul campo per il vostro lavoro quotidiano un nuovo ordine mondiale si sta disegnando adesso e tutti i giornalisti e non soltanto i giornalisti investigativi tutti i giornalisti contribuiscono a far capire meglio alle nostre società quello che è la realtà sempre più complessa. Accogliamo e congratuliamo i vincitori del secondo premio del giornalismo di investigazione Daphne Caruana Galizia e, e poi abbiamo Carole Valat che verrà qui in rappresentanza del suo collega Clément. Prego. Grazie. grazie. Presidente, signora Vicepresidente, un grazie infinito anche a nome del collega di Roma, Clement, che è spiaciuto di non essere presente. Si trova in Ruanda, ha dovuto riprendere il lavoro di corrispondente che avevamo avviato nella regione dei Grandi Laghi dell'Africa centrale. Grazie innanzitutto alla giuria e al Parlamento europeo di questo premio, e a tutta l'equipe organizzatrice e coloro che ci hanno eh, dato fiducia in questa avventura che per noi è stata la prima volta. E a coloro che hanno uh, fatto il reportage, gli autori. Uh, intanto, grazie a RFI e agli altri organismi di stampa, e grazie a tutti coloro che, grazie al lavoro di corrispondenza continua, informare uh, i popoli, le gente dei luoghi più lontani del mondo, grazie ai colleghi centroafricani e ai uh, corrispondenti di coloro che sono stati in uh, Africa Centrale e alla famiglia di Daphne Caruana Galizia. A cinque anni il suo nome più che, più che altro, più che mai, è di ispirazione. E per centinaia di noi che facciamo del nostro meglio ogni giorno, tenendo alto la fiaccola, cercando di essere all'altezza sempre, grazie di questo premio, rappresenta una grande responsabilità. E per il nome, che reca, lo dedichiamo ai colleghi che hanno perduto la vita esercitando il proprio mestiere, soltanto qualche giorno fa, in Colombia, ma anche in Ucraina, in Siria, in Mali e nell'Africa centrale in particolare, perché è lì dove abbiamo realizzato il servizio per qualche tempo, dopo Camille Page. È stato ucciso nel 2014. Tre giornalisti russi sono stati assassinati nel 2018. Conducevano un'indagine sul gruppo Wagner. E a quattro anni dalla loro uccisione le famiglie aspettano ancora una risposta. Pensiamo a loro. E a maggior ragione ha senso questo premio in questo contesto. E quindi. Un messaggio, se c'è un messaggio da destinare a tutti coloro che minacciano la libertà della stampa, beh direi potete uccidere un giornalista, ma dietro ce ne sono altre decine che lo seguiranno, lo sostituiranno per continuare a lavorare e portare avanti il lavoro che a lui aveva cominciato. E questo è il motivo per cui eh, pensiamo a tutti i colleghi che si trovano in ogni angolo del mondo e che lavorano in. Luoghi difficili, ai colleghi africani in particolare, eh, che in diversi paesi subiscono pressioni, ma continuano, perseverano nel proprio lavoro. Pensiamo anche agli altri finalisti di questo concorso, Daphne, Garuana, Galizia, a ricordare che l'indagine è al centro del nostro lavoro e è diverso un po' dal lavoro caratteristico del giornalista, quindi penso a tutti i giornalisti, anche freelance di altro ruolo, che lavorano malgrado le condizioni sempre più difficili in cui operano e fatti come questo premiato possono essere raccontati grazie proprio agli giornalisti che si trovano sul terreno e perseverano e quindi i titoli della stampa dovrebbero essere veramente trattati con degnità ora gli sguardi in Europa sono puntati all'Ucraina ma ora si guarda anche all'Africa, un luogo più lontano del riflettore, ma continua una battaglia, la ricerca di informazione. Sono arrivati i mercenari russi, la libertà di espressione da quel momento è a rischio e c'è appunto un lotta contro l'autoritarismo, dove i giornalisti sono sempre stati in prima linea e nonostante questa difficoltà continua il loro operato, di tanti di loro. Continuiamo a lavorare in un continente vicino, noi, per noi cittadini europei, tuttavia poco conosciuto. Si sa poco di queste donne, uomini, delle loro difficoltà, i loro sogni, la loro cultura, la loro apertura al mondo e la loro importanza nella nostra storia collettiva dalla decolonizzazione fino ai nostri giorni e ancora i drammi che si consumano in tante parti del continente. In particolare... Nel continente la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo, i valori universali, fondamentali europei eh, sono a rischio, sono compressi. Se per qualcuno la democrazia comincia a essere un vero modello alternativo, eh, ebbene questo fa eh, riflettere e ci dà coraggio per agire per difendere questi principi, per evitare il fallimento globale, per eh, dare la voce a coloro che trovano la morte, eh, profughi che trovano le porte, eh, alle porte dell'Europa. E quindi noi, il collega Clermont, abbiamo fatto il giro dell'Africa per parlare delle guerre, i conflitti, per non far perdere la speranza. Vogliamo continuare a far sentire quelle voci tanto più che eh, dopo la guerra dell'Ucraina ci sentiamo meno al centro dell'attenzione, e quando siamo confrontati con questi evenimenti il nostro coraggio aumenta. Noi vogliamo allargare il campo di visibilità per eh, che si sappia, per eh, che si aprano eh, le menti nei confronti della repressione degli altri e perché si faccia qualcosa. Okay. Okay. ok, bene, ci avvisano che dobbiamo chiudere la cerimonia di conferimento del premio e naturalmente uh, um, cioè, facciamo le congratulazioni e gli auguri ai vincitori per il loro splendido lavoro e grazie naturalmente a tutti e a tutti voi per essere stati qui con noi.